Ci troviamo a Sottomonte per documentare i danni registrati da diversi stabilimenti balneari della zona dopo il maltempo e le mareggiate che si sono registrate anche a Pesaro. L'acqua è arrivata fino alla pista ciclabile, creando appunto diversi disagi e danni alle strutture di diversi stabilimenti. Le immagini immortalate e caricate sui social dal titolare di Bagni Due Palme, Riccardo Pascucci, testimoniano un problema già noto ai gestori degli stabilimenti. L'acqua, che continuando a salire elimina metri di sabbia, rappresenta un rischio non soltanto per cabine, bar e tutte le strutture delle spiagge, ma anche per la stabilità della ciclabile. Disagi per i quali è necessario trovare soluzioni anche in vista della preparazione per la prossima stagione, come sottolinea il gestore di Bagni Margherita, Raniero Dragomanni. Qui abbiamo avuto grosse mareggiata, questa grossa mareggiata, diciamo più acqua alta che grossa mareggiata, ma è arrivata alle strutture, alla pedonabile, alla ciclabile, rovinando, sgrottando, portando via tutte le barriere che avevamo messo per affrontare l'inverno. Quindi ci preoccupiamo anche per le future mareggiate, non avendo più delle barriere che ci proteggano le strutture ciclabile e via dicendo. 5 anni fa abbiamo avuto una grossissima mareggiata, sempre da Levante, ha divelto tutte le cabine lato sud, pedonabile, ha rotto la ciclabile, grossi danni. Abbiamo dovuto rifare tutti i plinti in tutto il perimetro del bar-ristorante, rifare tutte le pavimentazioni, ristorante, docce, cabine, camminatoi, abbiamo incollato alcune parti per paura che il mare potesse riportarle via. È stato un grossissimo intervento. Lavorare d'inverno, anche perché è successo a febbraio, avevamo la stagione alle porte, abbiamo dovuto lavorare anche sotto la pioggia. Sono situazioni che magari uno dal fuori non riesce a entrarci dentro, ma non è bello, anche perché hai l'ansia di affrontare la stagione che non sei neanche pronto per poter partire, e anche perché ogni anno te fine stagione vuoi investire per l'anno prossimo, poi durante l'invernata hai sempre qualche sorpresa che in parte quasi ti penti di aver investito, perché c'hai queste sorprese che devi dare le mani a queste cose. Qui urge un intervento da mettere delle scogliere, riposizionare, ricaricarle, fare un qualcosa fatto bene, studiandoci sopra, per affrontare le stagioni più serenamente, anche perché ogni anno abbiamo questi problemi, non abbiamo la sabbia, abbiamo sempre questi 40 cm di sabbia che ci mancano, siamo sempre a scusarci con i clienti, con i cittadini, via di... è ora di schiantarla, di finire, di andare avanti con un progetto unitario per tutti qui nella zona che stiamo soffrendo questa erosione. È una delle zone più belle di Pesaro, a mio avviso. Abbiamo il monte, abbiamo il mare che è bello, c'è silenzio, cioè è un posto magnifico. Lasciarlo così è un peccato. Le mareggiate hanno causato un arretramento della spiaggia anche lungo gli stabilimenti di Viale Trieste, mentre diversi detriti sono stati ritrovati nel camminamento di lungomare Nazario Sauro e anche nella zona del porto, dove grandi onde hanno imperversato anche nel fine settimana, sempre a causa del maltempo.